Ne abbiamo fatta di strada da quel primo piccolo passo per un uomo. Ma non abbastanza per realizzare i nostri sogni. Entro uno o due decenni, Marte sarà la nostra prossima destinazione. Ma siamo pronti a sopravvivervi? Questo è Come sopravvivere su Marte. Questo pianeta rosso è il nostro vicino nel Sistema Solare, ma non ha nessuno degli elementi che permettono la vita sulla Terra. È pieno di radiazioni ed è troppo freddo per avere acqua allo stato liquido. Ha un'atmosfera che non possiamo respirare e un suolo dove non può crescere nulla. Le sue raffiche di vento si avvicinano a quelli che noi classifichiamo come uragani qui sulla Terra. E ora vogliamo farlo diventare la nostra nuova casa. Come puoi prepararti per questa missione? Cosa dovresti portare con te? E qual è la miglior strategia per tornare indietro vivo? Onestamente dubito che Matt Damon avrebbe potuto sopravvivere bloccato su Marte tutto da solo. Ma sei fortunato. Abbiamo creato una lista di 5 consigli che ti aiuterà a farcela. 1. Arriva pronto. Prima di salire a bordo dell'astronave, la NASA ti testerà e ti farà allenare per mesi. E non parlo solo della forza fisica. La salute mentale è altrettanto importante. Sarà un viaggio molto lungo, dove ti troverai bloccato in piccoli ambienti con le stesse persone. Se c'è una cosa che i test della NASA hanno dimostrato, è che finirai per irritarti con gli altri membri dell'equipaggio. Perciò è meglio mostrarsi sempre amichevoli, con tanta voglia di lavorare insieme e di buon umore. E se hai mentito scrivendo sul tuo curriculum che sai gestire situazioni di grande pressione, con i test la verità verrà a galla. 2. Prepara la tua attrezzatura. Marte non ti darà il benvenuto a braccia aperte. La sua pressione atmosferica è così bassa che ti farà bollire il sangue all'interno del corpo. Di notte le temperature calano dai piacevoli 20 gradi centigradi a meno 153 gradi centigradi e la sua superficie è ricoperta da una polvere così fine che danneggerebbe i tuoi polmoni se la respirassi. Completano il quadro i venti, che soffiano a 97 km orari, e tutta una serie di raggi cosmici. Beh, puoi farti un'idea. Se vai su Marte con solo la tua astronave munito di una singola tuta, non durerai più di un'ora. Se vuoi sopravvivere su Marte, avrai bisogno di molte tute spaziali che rifletteranno tutte le radiazioni, ti manterranno caldo e ti forniranno ossigeno e una pressione sufficiente. Ti servirà anche un modulo dove poter vivere finché non sarà costruito un ambiente più grande. E dei veicoli per andare all'avventura sul pianeta. 3. Portati del cibo. Il suolo marziano è costituito da sabbia finissima, simile alla polvere, che ricopre la roccia basaltica. È praticamente tutt'altro che fertile. Se vuoi coltivare qualcosa sul pianeta rosso, ti servirà una tonnellata di rifiuti di biomassa solida. Sì, dovrai accumulare le tue feci e quelle degli altri membri dell'equipaggio. E poi piantarci dentro delle patate o qualsiasi altra cosa tu voglia coltivare. Alla fine potresti riuscire a coltivare della lattuga, aglio e persino patate. Ma è meglio che tu faccia rifornimento di provviste prima di partire per la missione. E assicurati che quelle provviste ti durino almeno un anno. È il tempo necessario a un altro equipaggio per arrivare su Marte. 4. Non dimenticarti dell'acqua. Marte è troppo freddo per avere acqua allo stato liquido. Tuttavia ha dell'acqua in forma ghiacciata, come le calotte polari. Ovviamente non puoi portarti provviste di acqua per un anno per il viaggio verso Marte. Ma ecco cosa si può fare. Alcune iniziative consigliano dei modi per poter estrarre acqua nelle condizioni marziane. Una di queste è un aerogel sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA. Questo materiale silicio è pensato per riscaldare la superficie di Marte di 65 gradi centigradi. È sufficiente per sciogliere l'acqua ghiacciata di Marte e avere una riserva di acqua potabile e per l'irrigazione. Oppure puoi filtrare la tua urina come fanno gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale.
5. Renditi utile. Questo dovrebbe essere il consiglio numero uno della lista, ma ho voluto lasciare questa dura verità per la fine. Non puoi andare su Marte semplicemente perché hai vinto un concorso o sborsato soldi per unirti all'equipaggio. Dovrai essere un astronauta qualificato con almeno una laurea specialistica in ingegneria, biologia, fisica, informatica o matematica. Potresti avere una laurea in botanica, ma non puoi fare il turista. Se il tuo profilo corrisponde alla descrizione, la tua giornata tipo su Marte includerà la cura delle piante, controlli di manutenzione, riparazione di tutti i sistemi idraulici, elettrici e di filtraggio per mantenere operativa la vostra abitazione, e alcune brevi esplorazioni del pianeta. Invierai aggiornamenti e organizzazioni terrestri, e probabilmente la Terra ti mancherà molto. Marte non è per tutti. È davvero ostile. Il processo di rendere Marte la nostra nuova casa sarà molto lento, ma teoricamente è fattibile. Ci abbiamo già provato in un altro nostro programma chiamato What If? Ed ora siamo qui per aiutarti a sopravvivere a qualunque cosa accada.